Grazie Presidente. Oggi è una giornata storica. Gli interventi delle opposizioni finora hanno cercato, con molto affanno, di nascondere quello che è emerso, la notizia di oggi. Per cui abbiamo scoperto, grazie all'intervento del nostro assessore che ha portato le evidenze. Non ha portato il suo parere, ha portato le evidenze, sentenze della magistratura contabile, per cui l'organismo di revisione sui conti è l'organismo che i conti li deve controllare. Detta così sembra poco, ma se vai a vedere quello che c'è dietro. Ora, io vorrei capire una cosa, no? Stiamo parlando, mettiamo un po' tutto insieme, stiamo parlando di consolidato. Si parla ancora di concordato, quindi si parla anche di debiti e crediti. Nella relazione, perché oggi il nostro assessore ci ha spiegato perfettamente, se il collega onorato fosse venuto un po' prima, avrebbe potuto ascoltare e scoprire che si tratta di relazione per cui non è necessaria l'espressione di un parere, anzi non è proprio dovuto. Perché si tratta semplicemente di relazionare uno stato dei conti, senza nessun tipo di giudizio. Ora, in questa relazione c'è tutta una disamina con tutta una serie di premesse, per cui gli stessi revisori contabili ci dicono che le varie operazioni riconciliatorie sono talmente complesse che richiedono un lavoro per chi deve asseverare che sostanzialmente non è possibile chiudere in un esercizio come questo, ma che giustamente deve andare avanti. Lo scrivono loro, non l'ha scritto, come qualcuno sta dicendo, qualche dirigente perché lo sta guardando la sindaca. Poi la contraddizione appunto è che poi formulano questo parere in cui dicono che la fotografia, insomma, ci dice che quanto è rappresentato non è veritiero, ma non è veritiero a questo punto perché non può essere complessivo, perché lo dicono loro. Ci vuole più tempo, bisogna attendere i vari momenti di conclusione tra le varie partite riconciliatorie, partite che, come sapete, sono anche all'interno di procedimenti penali, di procedimenti che esulano, di procedimenti finanziari transattivi. Ora, detto questo, però, c'è un dato che a me mi è venuto in mente. Questi debiti, in ogni caso, e se parliamo, visto che stiamo parlando di concordato, se parliamo quindi di ATAC, sono frutto di un'attività che io non voglio adesso, come insomma abbiamo detto, sono anche un po' stanco di andare sempre a imputare a chi ha amministrato prima, però comunque oggi stiamo parlando appunto della notizia, no? La notizia per cui abbiamo scoperto che l'OREF è responsabile sul controllo dei conti e come lo è l'OREF e non lo è nessun altro organismo, abbiamo scoperto, no, che questi debiti degli anni passati potevano essere forse controllati meglio, per cui magari si sarebbe scoperto nei vari bilanci sia di Roma Capitale ma anche di ATAC che le varie partite che oggi sono state riconciliate anche per chiudere il bilancio di ATAC, è stato fatto uno sforzo enorme per andare a, mi dicono, anche eccessivo per andare a monitorare e a giustificare un'attività che arriva addirittura fino al 2010, 2009, 2008. E questi conti devono essere controllati a suo tempo, in modo tale che oggi non ci trovavamo in questa situazione. Quindi l'attività di questo organo, che oggi ci viene a dire in conclusione, nella loro relazione, che Roma Capitale dovrebbe aumentare le risorse per controllare, quando invece abbiamo scoperto che è l'attività che doveva fare questo organismo. Dove sta? E non lo dico perché questa è una risposta politica a quello che comunque alcuni, e mi ci metto anche io, considerano, no, questa relazione come una pesantissima valutazione politica, perché a questo punto non mi interessa più questo livello di confronto. Interessa invece quello che interessa al cittadino e al cittadino interessa che questo organismo sia l'organismo più terzo
quindi più imparziale, perché deve garantire non all'amministrazione, non alla sindaca, né a nessuno di noi, ma ad ogni cittadino una valutazione corretta esclusivamente sui conti, senza esprimere alcun giudizio laddove, come nella relazione su questo consolidato, non è richiesta. Questa è una realtà incontrovertibile, è la notizia di oggi. Io non ne vedo altre, perché oggi, da oggi in poi, credo che in tutte le amministrazioni di questo paese, quello che è successo oggi farà, come dire, giurisprudenza, è un precedente, perché si alzeranno i fari, il parere c'è, non c'è, tutta la solita manfrina e il teatrino mediatico, ma poi quello che conta sono i fatti. E noi, visto che stiamo chiedendo che questo organismo sia realmente terzo e imparziale, ovviamente vogliamo averne tutte le garanzie. Vogliamo averne tutte le garanzie perché l'attività che stiamo portando avanti va trattata con rispetto, molto rispetto. Chi continua a dire, anche come il consigliere onorato, visto che cita alcuni elementi ed è pochissimo informato, che ci sono tutta una serie di problemi, di ritardi, è perché non sta lavorando, comunque non è presente quando l'amministrazione, sia in commissione o in altri eventi o in altre comunicazioni, comunica qual è lo stato dei lavori, uno stato dei lavori che necessariamente ha richiesto un tempo per ricostruire la legalità, che poi noi chiamiamo anche normalità in questa città, e ci teniamo molto di più a ricostruire un edificio sano, che duri nel tempo, prendendoci anche oggi, ogni giorno, le giuste critiche. Non ci stiamo nascondendo. Però quando si parla di potature sarebbe anche corretto dire che la gara è stata chiusa a fine luglio e che le attività in città sono già partite. Quando si parla di fontanelle chiuse sarebbe corretto dire che non è stata una scelta nostra, andatevi a vedere il documento della Regione Lazio per cui hanno chiesto loro di chiudere le fontanelle e Acea ha risposto non se ne parla più proprio, non si possono chiudere tutte, lo ha detto anche la nostra amministrazione ed è stata fatta un'attività di programmazione per chiuderne un po' per volta che è inserita all'interno di un'attività di ristrutturazione della rete idrica. Io vorrei che il consigliere onorato fosse meno ipocrita e raccontasse anche questo ai suoi telespettatori, perché è giusto informare correttamente i cittadini, altrimenti sembra veramente che non abbiamo fatto nulla, ma non è vero. Io non lo dico per proteggere la mia parte politica, io lo dico per proteggere la verità, perché quello che stiamo facendo con Acea, avendogli dato mandato appena è stato nominato il consiglio di amministrazione, è una roba mai fatta prima. Io veramente, quando parliamo di questi dati, vorrei anche l'ausilio, visto che si sta facendo riferimento anche, ho sentito alcuni commenti rispetto al fatto che noi ci staremo giovando di una sorta di vantaggio mediatico, no? Io sinceramente continuo a leggere ogni giorno tutta una serie, l'ultima è quella di ieri, per cui noi avremo fatto un accordo con il signor Cerroni, quando in realtà è vero l'esatto contrario. Abbiamo fatto un accordo con il commissario che sta gestendo i due TMB a Malagrotta, perché Cerroni è interdetto. Torniamo al consolidato 2016. Un accordo che è stato fatto addirittura in presenza dell'organismo più alto dell'anticorruzione, in presenza della prefetto, su impulso della nostra sindaca, che ha lavorato mesi per raggiungere questo risultato, una cosa mai fatta prima, 40 anni di dominio assoluto di un re che... appellativo peggiore di re della monnezza in questa città non poteva meritare. Questi sono risultati che ognuno dovrebbe vantare, ma non per il 5 Stelle, per la propria città. Ecco perché chiudo ricordando quanto ho detto prima. Non vogliamo chiedere all'OREF risposte o confronti sul piano politico. All'OREF stiamo
chiedendo di fare quello per cui è pagato, essere un organismo terzo, a garanzia non di questa amministrazione esclusivamente, ma a garanzia di ogni cittadino che rappresenta. Grazie.